Ringrazio gli organizzatori perché è un evento estremamente interessante e opportuno. Ne approfittavo per fare due brevi osservazioni. Una che il processo che sta seguendo l'open access per l'editoria è assolutamente parallelo a quello che sta seguendo il software libero per quanto riguarda il software, che non è meno importante della ricerca scientifica. Sono due treni che sono virtuosi, stanno andando nella direzione giusta, ma che non si parlano tra loro. Quindi per esempio stasera non ho sentito parlare di software libero e chi parla di software libero non parla di editoria libera, ma molti dei concetti che sono stati espressi sono assolutamente sovrapponibili. La seconda osservazione, per quanto riguarda, mi riferivo soprattutto all'autoressa Giglia che purtroppo non è presente, quando si è parlata della Directory of Open Access Journals, mi sono divertito a cercare in ambito neuroscientifico di cui mi occupo quante delle riviste che sono lì elencate non applicano una Author Processing Charge. Mentre la dottoressa Giglia ha parlato di un 23% in generale, in ambito delle neuroscienze una rivista non applica Author Processing Charge, mentre tutte le altre lo applicano. Quindi bisogna un po' discriminare a seconda dei vari settori, il panorama è completamente diverso. E poi è chiaro, per mettere in pratica quello che ci siamo detti stasera, se io voglio mettermi a pubblicare su F1000 o su altre piattaforme libere, e poi in sede di VQR o in sede di valutazione personale per la carriera, eccetera, mi vengono a dire che la pubblicazione non è prestigiosa e quindi non la valutano. Per la VQR è un lavoro magari bellissimo, ha che so, 20 citazioni l'anno, però su una rivista che ha impact factor assente o 0,1 e allora la vanno a mettere in quell'angolo dove va in peer review, è un po', cioè, se non sono le istituzioni per le prime a cambiare, noi possiamo fare ben poco come ricercatori. Grazie. Grazie mille, ci sono altre domande? Prego, allora direi qui, allora, c'è qualcun altro che... Allora, prosegua, c'era un'altra persona che ha alzato la mano. Socio, al discorso della tematica del software libero che è già stato fatto, la mia osservazione sono due. Una, si parla di accesso aperto, preferirei che si parlasse di accesso libero, proprio parlando della filosofia da cui trae origine il tutto, che appunto nasce come in riferimento al software libero, che non è, sembra una distinzione linguistica, ma non è solo linguistica, è proprio anche etica e di principi. In merito a questo vi faccio una domanda. Secondo la vostra esperienza, capisco che è molto recente, ci sono stati dei casi di censura scientifica nella pubblicazione di alcune pubblicazioni? E l'altra domanda che vi rivolgo sempre sulla scia di quella precedente, perché non avete utilizzato piattaforme già preesistenti da oltre un decennio come Wikisource o Wikibooks che ruotano intorno all'universo di Wikipedia, tanto per capirci? Tutto qua. Diciamo, la sua domanda riguarda perché non sono state utilizzate queste piattaforme, per quale progetto o iniziativa, cioè forse la domanda può essere in che cosa queste piattaforme già esistenti si differenziano, se si differenziano rispetto... Il libro è su Wikimedia Commons. Okay. La messa a disposizione del prodotto in generale, io penso che la domanda... Roberto Fioca, anatomopatologo. Io mi metto dal punto di vista dell'utilizzatore di tutti i giorni, cioè di chi entra su PubMed o analoghi. Se può aprire un articolo è contento, se non glielo fanno vedere si incazza, e di chi invece deve pubblicare e a questo punto vuole essere letto da qualcuno. Okay? Essere letto da qualcuno vuol dire pubblicare su certe riviste e non su altre. Mi metto anche nelle condizioni di chi, come me, come Angelo Schedone e tanti altri, riceve praticamente settimanalmente richieste di entrare a far parte dell'editorial board delle riviste più fantomatiche e che saranno tutte open access, ma che nessuno legge e che, sulle quali io non mi sognerei né di far parte dell'editorial board né tanto meno di pubblicare. Oltre a questo,
chiunque abbia un po' di esperienza, cioè qualche decina di anni sulle spalle, si rende conto che la peer review è una gran bella cosa, ma dipende dalla qualità dei valutatori. E cioè io mi chiedo se su alcune riviste, alcune anche importanti, qualcuno abbia fatto una peer review sapendo che cosa faceva, che cosa rivedesse. E ci sono cose da mettersi le mani veramente nei capelli. E allora mi chiedo, e fra l'altro la cosa mi è, diciamo, direttamente capitata sul gobbo, essendo presidente della commissione, quella dell'abilitazione scientifica nazionale, ovviamente lo devo poi applicare e uno si chiede, accidenti, ha ragione quello che dice lui, se io lo pubblico su una cosa che è completamente open access, che non è diciamo impattata e non è, diciamo, è valutata marginalmente, può essere la cosa più bella in questo mondo, ma se non sto in quel sistema lì mi rende assai poco, e questo non è bello. Ci sono altre domande o altre richieste di intervento? No. Allora, magari penso che possiamo riprendere secondo l'ordine in cui è stata presa la parola, quindi con il nostro... A cosa rispondono? Beh, direi innanzitutto, per riassumere, la questione dei parallelismi con il software libero, se è vero o non è vero, che termine è vero, la questione dei rapporti tra piattaforme esistenti riconducibili al mondo di... E se ci sono esempi di censura, questo io personalmente non lo so, ed infine un riferimento che nel mio piccolo anch'io cercavo di fare, vale a dire, se è possibile, io credo di no, creare o stabilire un parallelismo tra l'open access o il free access o quello che è e la qualità del contenuto. Io sono, diciamo... anche questa classificazione, classe A, classe B, classe C, insomma bisogna leggere le cose e vedere e valutare sulla base del loro merito, non sulla base di dove sono pubblicate o sulla base di come sono pubblicate, almeno questo è il mio personalissimo punto di vista. Allora, rispondo sulle questioni su cui mi ritengo competente, le altre passo volentieri la parola. No, sul discorso del software, del perché non si è parlato di software libero, perché oggi si parlava più che altro di editoria e quindi di contenuti. Le mie prime pubblicazioni erano proprio sull'ambito del software libero, quindi ho ben nota qual è la radice storica e culturale di questo movimento. Nella parte sugli open science data, non abbiamo parlato nelle mie slide, ad esempio non c'era traccia, però qualcosa sulle slide di Elena Giglia, sull'intervento di Elena Giglia si è visto, si parlava di GitHub e di altre piattaforme che consentono la pubblicazione oltre che dei dati anche del software realizzato per la ricerca, quindi la questione mi è nota, come mi è nota la radice appunto, il fatto che non si dica accesso libero e si dica accesso aperto è un dibattito che direi che però si è superato, nel senso che ormai abbiamo capito che più o meno parliamo dello stesso fenomeno, alcuni amano la parola open, altri amano la parola libero. Open ha sicuramente avuto un successo semantico molto di grande impatto, adesso si parla di open data, di open content, di open science, quindi, perché open sì, è vero che libero ha una accezione etica, ma open trasmette il discorso della trasparenza anche, quindi penso che sia proprio una questione di gusti, quindi non credo che valga la pena perdere più di tanto tempo. Sul fatto che l'open access non risolve i problemi della comunicazione scientifica in generale mi sembra che fosse noto già da prima, nel senso che oggi ci siamo trovati per parlare di open access, se no avremmo dovuto cambiare completamente il focus e parlare in generale, fare un convegno di 5 giorni però sui problemi della comunicazione scientifica. Questo non avevamo la pretesa con un libro di 160 pagine di risolvere i problemi della comunicazione scientifica che hanno probabilmente 70 anni di storia, 50 anni di storia. L'open access pone un'alternativa nelle modalità di pubblicazione e secondo alcune teorie queste saranno il primo viatico verso una innovazione anche dei criteri di valutazione. Non so se sarà vero.
Quindi le osservazioni, gli dubbi che avete espresso sono più che legittimi. Io non sono uno, ormai sono uscito, ho fatto un dottorato di ricerca, ma poi sono uscito dal giro del mondo accademico scientifico, quindi è un problema che sentite giustamente più voi di me, per questo che più di questo non mi sento dire. Però ovvio che mi sembrava scontato che in un dibattito di 2 ore sull'open access non si riuscisse ad arrivare anche a quel tema. E nessuno, penso, dei promotori del mondo dell'open access, dell'accesso aperto, ha la pretesa di sostenere che appunto il semplice approccio open alla pubblicazione risolva di per sé il problema, tutti i problemi della comunicazione scientifica, credo che nessuno lo pensi. Però ecco, immagino che gli altri relatori avranno... Sì, ma un problema molto complesso, quello che ha sollevato Roberto, Lucio, eccetera. Io per quello che posso rispondere per quello che riguarda l'esperienza di Genova University Press. Cioè, quello che abbiamo cercato di fare è in qualche maniera di cercare di dare più valore possibile ai cosiddetti settori non bibliometrici, cioè quelli che necessitavano di un certo livello di validità e di validazione per essere poi considerati per l'appunto in quello che Roberto diceva, cioè le, ad esempio, abilitazioni. Ed è quello che abbiamo fatto, e difatti quando c'è un'abilitazione abbiamo sempre una folla di colleghi che ci chiedono di pubblicare la monografia, eccetera, rispettando peraltro i termini della peer review. Per quello che riguarda invece l'altro settore di cui io appartengo, cui Roberta appartiene, Lucio, Giancarlo, eccetera, Francesco, e certamente la situazione è molto diversa, ecco. Va detto che l'open access probabilmente ti aumenta la possibilità di essere letto e quindi la possibilità di essere citato e quindi forse per certi aspetti, ancorché la rivista sulla quale pubblichi dal punto di vista delle H-Index sia dell'impatto sia molto bassa, però aumenta le tue possibilità di essere letto. Però dal mio punto di vista certamente è un problema difficilmente risolvibile, io non so se lo sia, francamente, ecco. Ma una risposta, capisco, poi in realtà sono sempre risposte parziali, è che in realtà uno degli aspetti dell'open access non è quello di dire, ok, non... che mi sembra, francamente c'è anche, mi sembra un po' naif, non pubblichiamo più sulle riviste, tra virgolette, di prestigio, lo trovo sinceramente molto naif, ecco, come atteggiamento. In realtà però uno degli aspetti è dire, attenzione, esiste la possibilità anche di ripubblicare post-print, in alcuni casi anche il testo editoriale, ma per tutti, direi per la stragrande maggioranza, per il 90% degli editori scientifici in post-print, quindi nel testo dell'ultimo giro di bozze, del testo quindi identico a quello che poi verrà pubblicato in forma editoriale, su siti per l'appunto istituzionali, e lì pubblicare in open access, e quindi lì considerare l'accesso aperto. Questo è un aspetto che viene valorizzato e che direi proprio dalla comunità europea in questo momento è uno degli elementi che la comunità europea stessa sempre più valorizza e su cui spinge. In qualche modo incominciano anche a sostenere, non so quanto sia, poi sarà da fare, che nel prossimo ciclo il successore di H2020 in realtà richiederà in modo ancora più esplicito di quanto non sia stato, perché H2020 ha avuto una serie di approssimazioni, è nata indicando la possibilità di inserire all'interno dei grant una parte di costo per la pubblicazione ad accesso aperto, poi sono state fatte nel 2016 per un gruppo di discipline un test di pubblicazione in accesso aperto, attualmente viene richiesto la pubblicazione entro un certo numero di embargo, ma qualcuno dice che nelle idee della comunità europea sui prossimi progetti in realtà uno degli elementi di valutazione sarà anche quello che è stato pubblicato precedentemente in open access. Quindi diciamo, qui c'è un problema, io lo capisco benissimo, è un problema di voler fare qualcosa e non sempre avere gli strumenti adeguati e finali. C'è però da dire che di questo va preso atto che c'è un fortissimo impegno
aggiungiamo che purtroppo nel nostro paese non c'è altrettanto impegno a livello statale. È inutile dire, in Inghilterra, bene o male che sia, sono stati investiti importantissime somme proprio su questo discorso dell'APC, cioè del pagamento di open access agli editori commerciali. In Olanda il tra virgolette diktat ministeriale, governamentale, è che tutta la produzione scientifica olandese entro il 2020 debba essere ad accesso aperto, e anche in quel caso ci sono stati importanti investimenti. Nel nostro paese gli investimenti ministeriali sono zero, l'interesse, lo accennava la Giglia, è minimale, quindi abbiamo, scontiamo anche questo ulteriore gap nei confronti di quelli che poi sono i nostri concorrenti quando si va a, appunto, a presentare dei grant. Bene, mi sembra che la lezione conclusa sia che qualcuno deve pagare, insomma, se si vuole in un certo senso. Come giusto, io penso. L'open access non è accesso gratuito, certamente. è aperto o libero, non gratuito. Mi sembra, ma è per questo dico... probabilmente gratuito per il fruitore, ma perché sia gratuito per il fruitore, quello che dicevo, qualcuno deve pagare, e probabilmente rientra pienamente nella missione di uno Stato investire, come alcuni nostri partner europei stanno facendo in questo tipo di operazione. Chiaramente qui rientriamo in un discorso più ampio. L'università e la ricerca tradizionalmente non sono tra le priorità quando si tratta di fare degli investimenti per il nostro paese. Prego, un momento perché arriva il microfono, così che la sua domanda possa essere fruita pienamente. Ho preso atto di queste osservazioni, la CRUI e il MIUR dovrebbero tutelare i propri dipendenti e attivare qualcosa a riguardo, nel senso... I propri dipendenti intesi... Noi universitari. Noi universitari, docenti, ricercatori. Beh, dunque, adesso non è tanto forse il mio ruolo quello di rispondere. Certamente sì. Allora, ci sono una serie di problemi che soprattutto l'intervento della dottoressa Giglia ha messo in evidenza. C'è il rischio, a mio modo di vedere, che alla fine siano... gli autori a dover contribuire senza un adeguato supporto economico, diciamo, è un rischio reale se non viene, questo è quello che ci è appena stato spiegato, se non vengono poste in campo delle risorse importanti. Quindi adesso non sono sicuro che sia la CRUI o che sia il MIUR, perché si tratta di un discorso di movimentazione di risorse economiche che certo il MIUR può richiedere nel momenti e nelle sedi opportune, e quindi da questo punto di vista certamente quello che lui dice è condivisibile, ma è esattamente credo quello che stava veniva detto poco fa, cioè che è un circolo virtuoso, ma che per poter essere messo in moto e mantenuto in moto richiede un supporto anche economico da parte della pubblica autorità. Proprio un commento minimale, se si vuole quasi aneddotico, cioè la CRUI è un'associazione che non ha di per sé fondi diretti. Il tentativo della CRUI di parlare con il MIUR è sempre stato fatto, non si è mai riuscito a concretizzare, cioè nel senso che dall'altra parte c'è un muro di gomma. Al limite la risposta è stata, ah, se volete fare una giornata veniamo. Ecco. Bene. Volevo prego. Solo fare una osservazione da bibliotecaria. No, a me ha colpito molto l'avvocata Liprandi quando ti do del tu, quando hai accennato il passaggio dell'autore, cioè il fatto che comunque i ricercatori sono autori, i docenti sono autori. Ecco, io ti chiedo questo da persona che si deve occupare ora come professione di aiutare e supportare i ricercatori con Iris e quindi con la pubblicazione nell'archivio istituzionale. Ecco, credo che quello che tu hai sottolineato sia essenziale, cioè che l'autore, il ricercatore, deve prendere coscienza del fatto che è un autore. Che cosa si può dire a questi autori che non hanno questa consapevolezza? Cioè il fatto che io devo poi da bibliotecaria gestire, scusate, passatemi il termine, la frittata quando è fatta.
Questa è esattamente l'immagine che uso io nei corsi, cioè la frittata è già stata fatta, quindi... Non c'è qualche... No, nel senso che l'unica via è per aumentare la consapevolezza è studiare quello che si faceva da ragazzi, cioè nel senso, capisco che chi è arrivato ad alti livelli nel mondo accademico non abbia voglia di interessarsi di una materia che vede così lontana. Il problema è che non è una questione di materia così lontana, ma è... diciamo, conoscere gli attrezzi del mestiere, cioè se sei un accademico, parte della tua formazione, anche se sei un chimico o un matematico o un informatico, è avere un minimo di consapevolezza di queste questioni giuridiche. E vi assicuro che a volte per capire che cosa come muoversi basta leggere la voce di Wikipedia, copyright o licenza, Cioè, a volte basterebbe quello, oppure basterebbe leggere quello che ci viene sottoposto. È che nella maggior parte dei casi si firma tutto ciò che ci viene inviato, perché tanto è l'unica cosa che si può fare, questo è il problema. Cioè io voglio pubblicare su quella rivista, mi mandano un foglio e mi dicono questo è quello che è ciò che devi firmare per poter partecipare a questa pubblicazione, io firmo, no? Magari quando ho firmato appunto è stata fatta la famosa frittata, che poi è difficile a posteriori sistemare, perché ormai è stato preso un impegno contrattuale che non si può facilmente superare. Quindi il bibliotecario si trova a volte a non poter fare nulla, al massimo a cercare di spiegare qual è il problema in modo tale che al giro successivo non si riproponga la stessa situazione. Quello sì. E si è firmato un contratto di edizione di 20 anni. E prima di firmare c'è, sì, leggere quello che sta firmando. Vi assicuro che sembra una battuta, ma è esattamente la risposta. Nel senso che a volte basta leggere per capire che ci stiamo andando a infilare in una situazione da cui poi sarà difficile uscire. E poi interrogarsi se questa cosa che stiamo firmando adesso, magari per quest'anno, mi porta dei vantaggi, ma poi mi potrebbe portare in una situazione magari non particolarmente favorevole nei prossimi anni, quando dovrò partecipare a dei bandi Horizon 2020, dovrò rendere conto della mia attività di ricerca in un altro modo, un po' più di lungimiranza. E ripeto, se avessimo a che fare con gente che non ha un minimo di formazione, dice, vabbè, caspita, è difficile capire certe cose, ma quando hai a che fare con persone che hanno un dottorato di ricerca, un postdoc e un master, mi sembra strano che non riescano ad entrare nell'ottica, è che probabilmente non hanno voglia, non hanno lo slancio per farlo, no? E quindi, ripeto, già fare un'iniziativa di questo tipo con 70 persone in aula è veramente un bel passo, perché io ne ho fatti di incontri come questi, ed è difficile portare gli scienziati, cioè facciamo dei corsi rivolti al mondo accademico e avevamo l'aula piena di bibliotecari. E quindi il circolo vizioso non si riusciva a rompere, perché i bibliotecari queste cose qua già le sapevano, o quantomeno già avevano quella sensibilità e le imparavano meglio, però quelli che dovevano veramente impararle non c'erano mai, e quindi le imparavano sempre meno. E adesso sta arrivando il momento in cui non si può più fare, adesso effettivamente va risolto in qualche modo. Sì, c'è una domanda. Volevo spezzare una lancia a favore di questi docenti che sembra che non vogliano assolutamente fare nulla. In realtà, secondo me, non è mancanza di voglia, molto spesso è anche mancanza di tempo. Oggi, per esempio, del mio dipartimento credo di essere l'unica, ma sono consapevole del fatto che tutti i giovani che hanno pure il dottorato, il master o quant'altro, in questo momento sono molto impegnati nei loro laboratori di ricerca o nei laboratori con gli studenti a fare attività didattica. Quindi io sono convinta che non sia mancanza di buona volontà. Probabilmente è una mancanza di sensibilizzazione nei confronti di queste problematiche, forse un pochino scarsa informazione, e non credo però che sia da ascrivere a loro completamente questa responsabilità. Io sono molto contenta che sia stata organizzata oggi questa giornata per incominciare a parlare di queste cose, ma credo che nell'ambito delle nostre biblioteche forse bisognerebbe organizzare più eventi di questo tipo, o basterebbe forse semplicemente delle informazioni, magari mandate via mail, delle sollecitazioni, e soprattutto nei momenti in cui viene continuamente sponsorizzata l'inserimento dei nostri prodotti su Iris,
magari mandare delle note mettendo particolarmente l'accento su queste problematiche, in modo da sensibilizzare, da rendere i docenti un pochino più consapevoli del fatto che ci possono essere dei problemi a seconda che loro clicchino un bottone piuttosto che l'altro. Ecco, sinceramente non credo che sia mancanza di buona volontà. Ecco, probabilmente un po' ci può essere anche disattenzione e non particolare attenzione a queste problematiche, però rendiamoci conto che i nostri ricercatori sono veramente molto, molto impegnati nelle loro attività di ricerca, nelle loro attività didattiche, e forse queste problematiche risultano un pochettino laterali rispetto a quelle che sono le loro preoccupazioni giornaliere. Non c'è, capisco, ma lei ha impegnato tutta la sua attività di ricerca e professionale su queste problematiche. Pensi a dei ricercatori che sono in un laboratorio dalla mattina alla sera e forse queste problematiche sono un pochino, o un medico che sta in clinica vicino ai pazienti, probabilmente il problema del copyright per lui è veramente un problema laterale. Capisco benissimo che non lo sia, ma l'abitudine è stata sino ad ora così, se le cose devono cambiare, però io credo che i docenti debbano essere in qualche modo aiutati, perché ci vuole una formazione. Giustamente lei diceva si devono formare, però non possiamo continuare a pensare che i docenti abbiano una formazione lasciata alla propria iniziativa personale. L'Ateneo, se deve andare in una certa direzione, deve organizzare la formazione dei docenti sulle varie tematiche. Una di queste è l'open access, altre possono essere altre problematiche che sono relative alla compilazione dei bandi Horizon 2020 piuttosto che altre cose. Però il docente non può essere costantemente, il docente e i giovani ricercatori non possono essere lasciati costantemente alla formazione autogestita. Chiarissimo, sono cose molto sagge sicuramente. Aggiungo che non è solo una questione di scarsa volontà, non è secondo me neanche una questione di scarso tempo, come veniva detto in fondo dal collega nel primo giro di domande. C'è poi anche la situazione in cui, se si vuole pubblicare in quella realtà, non si ha scelta, quindi ci si può informare su quali sono le condizioni per avere quell'esito di pubblicazione al quale si ambisce, e siccome non si ha potere negoziale nei confronti dell'editore, se quella è la sede in cui si vuole pubblicare, non si può fare altro che acconsentire a quelle condizioni magari particolarmente gravose che vengono imposte. Quindi non è detto che la pienezza di volontà, la pienezza di informazione, la pienezza di consapevolezza porti comunque a liberarsi se non c'è un'alternativa pienamente competitiva. Credo che ci fosse molto velocemente Genova University Press nel suo piccolo voleva fare qualcosa del genere, cioè voleva andare, e verrà io spero, nei dipartimenti, nei consigli di dipartimenti, dove intanto dirà che cos'è Genova University Press, perché non si sa che cos'è Genova University Press, e poi forse potrebbe anche affrontare questo aspetto, non certo nel dettaglio con il quale è stato affrontato oggi pomeriggio, ma forse dare qualche flash proprio in merito al fatto che è giusto che ci sia l'informazione e noi ne abbiamo bisogno. Io in questo caso mi metto dalla parte dei docenti che hanno speso gran parte della loro vita nei laboratori, ecco, o da medico nel visitare i pazienti. No, io condivido assolutamente quello che lei ha detto. Diciamo che per l'Ateneo di Genova un primo passaggio è stato quello di avere adesso una policy, un regolamento su questa cosa, però io penso che sia indispensabile. Le faccio solo un paio di esempi. È vero che l'editore ti impone eccetera, ma entro certi limiti, persino con editori internazionali, Elsevier, Wiley, qualcosa si può contrattare, però bisogna avere un supporto, su questo non c'è dubbio. All'Università di Milano in questo momento stanno proprio organizzando un piccolo ufficio in cui c'è qualcuno che fa supporto su questi aspetti ai docenti. Io ne sono assolutamente convinto, perché sennò si rischia di richiedere a chi deve fare altre cose e ha necessità di farlo, di dedicare del tempo che non ha su aspetti che non sono importanti, ma non sono proprio il core, ecco, quindi io condivido assolutamente. Forse c'era un desiderio di dire un'ultima cosa? Sì, no, un'osservazione un po' provocatoria
per la casa editrice. Prima ho visto che nel regolamento era indicato che l'attività della casa editrice dovrebbe essere prevalentemente rivolta all'open access, però poi nel conto nel conteggio delle pubblicazioni ne ho viste 98, di cui solo 7, quindi questo prevalente mi sembra un po'... No, abbiamo cambiato il tipo di casa editrice, da luglio. C'è ancora una domanda? Beh, più che una domanda, volevo solo fare una piccola osservazione, dato che era più una domanda per la Elena Giglia. Mi sembra che il panorama italiano sia ancora più debole nel campo delle scienze umanistiche e delle scienze sociali. Quindi in questo caso penso che sarebbe molto bello intanto ripetere questa esperienza magari tra qualche mese nelle aree ancora più deboli su queste tematiche. Dove a mio avviso il fatto di pubblicare spesso anche in lingua italiana e con editori italiani complica ulteriormente la situazione. Noi sappiamo che spesso gli editori italiani di materie giuridiche, scienze sociali e umanistiche hanno già difficoltà ad accettare le loro stesse versioni elettroniche dei loro prodotti commerciali, per cui accettare addirittura una pubblicazione open access è in questo campo veramente complicato. A maggior ragione è importante la formazione del docente, del ricercatore proprio nelle nostre aree che non sono prettamente scientifiche o tecnologiche. Infatti. Bene, credo che possiamo chiudere qua questo pomeriggio piuttosto intenso di riflessione su un argomento molto importante. Mi congratulo con gli ideatori di questa iniziativa perché credo che abbia riscosso il successo che meritava, lo testimonia il numero di persone che si sono attardati ad assistere ma anche a partecipare attivamente al dibattito. Ancora un ringraziamento in particolare ai relatori di questo pomeriggio e allora direi arrivederci alla prossima occasione di approfondimento di questi argomenti.